Questo video è sicuramente più impegnativo dei precedenti, perché le funzioni che andremo a studiare nel dominio sono sicuramente più impegnative. Prendiamo la prima. Siccome sappiamo che il logaritmo deve avere un argomento sempre maggiore strettamente dello zero, allora quando abbiamo il dominio scriviamo, quindi stiamo facendo questa prima. Abbiamo che l'argomento deve essere maggiore di 0 e quindi x alla seconda meno 1 deve essere maggiore di 0. Ma non solo. Abbiamo che la radice deve avere tutto il radicando maggiore o uguale a 0. Bene. La prima disequazione, visto che le due soluzioni sarebbero più e meno 1, e visto che il verso è positivo, noi sappiamo che le soluzioni sono esterne, x minore di meno 1, x maggiore di più 1. La seconda invece disequazione mi dice che il logaritmo è maggiore o uguale a 0 quando il suo argomento è maggiore o uguale di 1, quindi x alla seconda meno 1 maggiore o uguale di 1, sempre. Il logaritmo di x è maggiore di 0 quando la x è maggiore di 1. Quindi, a questo punto, risolviamo per un attimo questa. X alla seconda meno 2 maggiore o uguale a 0. Le due soluzioni sono più o meno radice di 2, le soluzioni sono esterne perché la disequazione ha il verso di maggiore, perciò il nostro dominio ha nella prima riga quello che vado a copiare, esterne più o meno 1. Nella seconda riga abbiamo che la x deve essere esterna o uguale a meno radice di 2 e esterna uguale a più radice di 2. Abbiamo un sistema, dobbiamo usare il metodo delle intersezioni delle ondine. Mettiamo in senso crescente tutti i valori che abbiamo trovato e andiamo con le rette a indicare quali sono le zone da mantenere. La prima disequazione dice che i valori da tenere sono da meno 1 escluso verso sinistra e da più escluso verso destra. La seconda disequazione invece dice che i valori da tenere sono da meno radice di 2 compreso verso l'esterno e da più radice di 2 compreso verso destra. Andiamo a vedere quali sono le zone in comune e vediamo che le zone in comune contemporaneamente alle due disequazioni sono i valori esterni a più e meno 2. Perciò il dominio di questa prima funzione è rappresentato dall'insieme dei valori di x che sono minori o uguali a meno la radice di 2, oppure valori che sono maggiori o uguali a più la radice di 2. Vediamo il secondo esercizio. In maniera un po' più rapida determiniamo il dominio di questa funzione. La funzione è un logaritmo e dentro il logaritmo vediamo che c'è una funzione di x, perciò il dominio di una funzione logaritmica corrisponde sempre all'argomento maggiore strettamente di 0. A questo punto, visto che questa è una disequazione di secondo grado, come sempre noi dobbiamo riordinarla e come primo passo dobbiamo trovare le due soluzioni x1 e x2 e come secondo passo, guardando se il verso della nostra disequazione con il segno che precede la x alla seconda sono concordi, capiremo se le soluzioni saranno interne oppure esterne a due valori trovati. Infatti adesso procediamo subito. Con la formula del delta, applicando la formula, troviamo questa quantità. Faccio notare che la x alla seconda è preceduta dal segno negativo, quindi dentro il delta
il meno 4 AC avrà il segno positivo. Con calcoli rapidi troviamo che 6 più il delta fratto meno 2 fa 1, scusate, voglio dire 6 meno il delta fratto meno 2 fa 1, e quando invece sommo il delta ottengo come valore meno 7. Bene, nella seconda fase dobbiamo guardare il verso della disequazione, che ha un segno di maggiore, con il segno della x alla seconda che è minore. I due versi sono discordi. Allora sappiamo che la parabola corrispondente a una x alla seconda preceduta dal segno meno è una parabola che va verso il basso. Sappiamo che i due numeri meno 7 e più 1 sono messi in ordine crescente. Andiamo a vedere qual è la parte richiesta maggiore. La parte maggiore è quella che corrisponde alla parte superiore. Quindi i valori di riferimento sono quelli interni. Infatti sapevamo che quando i segni sono discordi fra di loro, le soluzioni che si devono prendere sono sempre quelle interne ai due numeri appena trovati. Perciò il dominio che noi andiamo a scrivere è costituito dall'insieme dei valori x che sono interni a meno 7 e a più 1, mi raccomando, senza l'uguale. Ora svolgiamo l'esercizio 167. Il dominio di questa funzione è costituita da due divieti, cioè il primo divieto è sull'argomento del logaritmo, cioè dobbiamo dire che x più 2 deve essere maggiore di 0, non può essere minore e non può essere uguale. La seconda osservazione è che avendo un denominatore dobbiamo dire che tutto il denominatore che sto scrivendo deve essere diverso da 0. Come già detto, sappiamo che lo 0, quando si parla di logaritmi, lo si trasforma sempre in logaritmo di 1. Qualsiasi base voi vogliate utilizzare, l'argomento sarà sempre 1. Lo 0 diventa logaritmo di 1. Ecco che quindi è facile trasformare il sistema in un'espressione un po' più risolta. X maggiore di meno 2 è la prima e la seconda è una disuguaglianza fra due logaritmi. Come sempre sappiamo che quando abbiamo l'uguaglianza, o vabbè, la diversità, quando abbiamo l'uguaglianza fra due logaritmi, allora possiamo scrivere direttamente l'uguaglianza fra i loro argomenti. Quindi risolviamo, mettendo il diverso tra gli argomenti, che x deve essere maggiore di meno 2 e x maggiore di meno 1. Infatti, se noi volessimo rappresentare graficamente sul piano cartesiano i due valori trovati, avendo sempre cura di fare il tratteggio, vedendo che x deve essere maggiore di meno 2, andremo a cancellare tutta la parte inferiore al meno 2 e x diverso da meno 1 andremo a mettere tra parentesi il meno 1 che indica che non lo si può utilizzare. E anche questo esercizio è concluso. Interessanti sono i prossimi due esercizi indicati. Nel primo esercizio 168 vediamo che la funzione è una frazione, perciò il dominio si risolve imponendo che tutto il denominatore, così come lo trovate, debba essere diverso da 0. A questo punto riconosciamo di avere una equazione esponenziale. Le regole per l'equazione esponenziale si compone di tre passaggi. Il primo obiettivo è quello di avere la stessa base. 4 e 8 sono entrambi una potenza di 2, perciò il 4 diventa 2 alla seconda, il tutto elevato alla x. L'8 diventa un 2 alla terza, il tutto elevato alla 2x più 1. E riscrivo diverso da 0. Potenza di potenza si risolve facendo la moltiplicazione tra gli esponenti. 2x è il primo esponente e 6x più 3 è il secondo esponente. Dopo aver trasformato tutto con la stessa base, passiamo allo step numero 2. Separiamo le esponenziali. Questo significa che dobbiamo sempre avere un esponenziale unico nel lato sinistro e un esponenziale unico nel lato destro. A questo punto possiamo passare allo step 3, cioè uguagliare le esponenziali, nel senso
che possiamo considerare gli esponenti e confrontarli fra di loro esattamente come ho fatto in questo momento. A questo punto è una equazione molto semplice, spostiamo tutti i termini contenenti la x alla sinistra, tutti i termini senza la x sul lato destro e quindi il nostro dominio si risolve in un unico divieto, cioè la x non può essere il valore meno 3 quarti, altrimenti il denominatore della nostra frazione diventerebbe uguale a 0, il che è impossibile. Eccoci ora all'ultima funzione da studiare. Ce ne sono tante, noi ci limitiamo a queste. Abbiamo un dominio, in realtà abbiamo due radicali, perciò sappiamo che dobbiamo sicuramente studiare due radicandi. Il contenuto della prima radice quadrata deve essere maggiore o uguale a 0, quindi copio tutto il contenuto della radice e lo impongo ad essere maggiore o uguale a 0. Invece, la seconda radice che è al denominatore, bisogna scrivere che tutto il contenuto deve essere soltanto maggiore di 0. Tolgo l'uguale perché è al denominatore. Anche queste due disequazioni sono disequazioni esponenziali che quindi sfrutteranno gli stessi tre passaggi. Perciò cambio le basi in entrambe le disequazioni, 9 è 3 alla seconda e quindi 3 alla 2x, 27 è 3 alla terza, invece 81 è 3 alla quarta e il 3 alla x è già a posto. Bene, a questo punto separo le potenze, le esponenziali, perciò il 3 elevato alla 2x da una parte e il 3 alla terza dall'altra, così come il 3 alla quarta rimane nel primo membro e 3 elevato alla x al secondo membro. Per fortuna siamo alla fine, uguaglio gli esponenti, perciò l'esponente 2 alla x sarà maggiore di 3 e quindi scrivo già che x maggiore di 3 mezzi. Il secondo esponente giro già i versi. Dovrei scrivere 4 maggiore di x, cioè x minore di 4, e lo scrivo qua. E quindi a questo punto risolvo con la solita tabella delle intersezioni. Mi metto qua in alto. La tabella prevede che metta in ordine i due numeri appena ottenuti, 3 mezzi il più piccolo, 4 il più grande, e attraverso due semirette devo indicare quali sono i valori che vanno bene. La prima disequazione dice che i valori che posso accettare sono quelli superiori o uguali al 3 mezzi. Invece, la seconda disequazione dice che io posso prendere i numeri più piccoli di 4 senza mettere il pallino colorato pieno. Guardo qual è la parte in comune e vedo che la parte in comune è quella compresa tra tali valori, perciò attraverso questa intersezione, l'intersezione che si ottiene al sistema, dirò che il dominio è rappresentato da tutti i valori numerici che sono più grandi o uguali a 3 mezzi, ma più piccoli di 4. A questo punto, poiché questo video ci sta avvicinando alla conclusione, indico solo l'impostazione, cioè qual è il sistema, e voi lo risolverete in autonomia, di queste due funzioni. La prima funzione è il logaritmo di un logaritmo, perciò il dominio sarà il sistema che contiene queste due condizioni. L'argomento del logaritmo più interno bisogna che sia positivo, ma anche l'argomento del secondo logaritmo più esterno, anch'esso deve essere positivo. Invece, in questa funzione abbiamo il dominio che deve considerare sempre l'insieme di due condizioni. L'argomento del logaritmo deve essere positivo, ma l'argomento di tutta la radice bisogna che sia maggiore o uguale a 0. Come prima, vi ricordo che lo 0 si trasforma sempre nel logaritmo di 1, quindi sia nel primo caso sia nel secondo caso lo 0 viene tolto e al suo posto si mette il logaritmo di 1. Bene, il nostro video finisce qui, riguardate bene i passaggi e vi auguro buono studio.